al campo del Nardò, una vittoria di grande valore, dobbiamo dire. Che... No, di valore lo è stato, di valore lo è stato prima di tutto perché abbiamo vinto contro un ottimo avversario. E poi di valore perché è stata giocata una gara su un campo, insomma, al limite della praticabilità, e su quello forse alla lunga ci siamo adattati più noi che loro. Sì, perché effettivamente la nostra valutazione è che la Cavese è stata forte, ha dimostrato di non essere solo una squadra di palleggio, ma anche una squadra fisica. Non a caso il gol l'ha segnato con un break nella tre quarti avversaria. Sì, è stata una bella partita, nonostante il campo credo che sia stata una bella partita, è ovvio che non si poteva manovrare più di tanto. Devo dire che nel primo quarto d'ora soprattutto noi abbiamo pagato pegno, loro sono entrati meglio di noi in campo, si sono adattati subito, prima loro rispetto a noi del fondo campo, e poi non ci hanno fatto quasi mai giocare, però noi abbiamo avuto tanta pazienza, per cui un po' alla volta, un po' alla volta, un po' alla volta siamo riusciti a venire fuori. Poi abbiamo realizzato la rete con Manzo, una splendida rete con Mancino, anche perché da lì lui ci prova sempre, o col destro o col sinistro, e poi credo che abbiamo soprattutto nel secondo tempo legittimato questo vantaggio e meritato questa vittoria. Mister, il campionato a questo punto è quasi riaperto. È che noi non abbiamo mai mollato. Noi non abbiamo mai mollato, anche quando siamo stati, come domenica scorsa, a 8 punti di distanza. Noi dobbiamo continuare a crederci, anche perché non possiamo fare altrimenti. Noi, chi fa questo nostro lavoro non si può accontentare, o né magari si può porre dei limiti più bassi di quelli che magari uno si è dato sin dall'inizio, anche se per noi l'inizio è stato abbastanza tribolato, poi siamo venuti fuori, abbiamo fatto un ottimo campionato di partita su partita. Il Potenza, bontà loro, non perdono un colpo. Oggi hanno perso la seconda partita in tutto il campionato. Riaperto, adesso ci sono 5 punti, certo sono meno, molto meno rispetto a quello del prima della partita, e adesso già abbiamo questa partita anche ancora più. Noi abbiamo 3 partite, Gravina giovedì e poi andiamo la domenica successiva, quella dopo Pasqua, andiamo a Taranto, per cui queste 2 partite prossime noi dobbiamo cercare proprio di ottimizzare, con la fiducia soprattutto di poterle vincere, e poi nella speranza che magari loro possano perdere qualche punto ancora. Mister, giovedì le mancherà Manzo, sarà sicuramente un'assenza molto importante per la squadra. Beh sì, lui è sempre stato caposaldo di questa formazione e in quel ruolo, però devo dire che grazie ad una buona rosa che abbiamo allestito, comunque in quel ruolo c'è Favasuli, c'è anche lo stesso Iannini che può giocare, per cui sarà ben sostituito di sicuro. Il mister pensa di ricorrere al turnover per giovedì, al di là dell'assenza di Manzo, perché De Angelis non è potuto essere presente per motivi fisici, mi diceva. Ma non credo ci sarà pure giovedì prossimo. Turnover, vedremo. Cioè, un po' lo facciamo, però questi sono giovani. Sono giovani, stavo dicendo belli un po' meno, ma forti, per cui possono sostenere 2 partite anche a distanza di 5 giorni. In ogni caso, l'obiettivo, quale che sarà l'esito del campionato, è poter fare un ottimo finale di campionato. No, noi vogliamo. Noi crediamo di poterle, prima di ogni partita, noi
abbiamo sempre una grande fiducia e consapevolezza di poterla vincere. Poi è ovvio che uno scende in campo e adesso siamo consapevoli di poterle vincere tutte. Poi chiaramente sarà il campo, però una squadra come la nostra non si può permettere di, come dicevo prima, di accontentarsi nella maniera più assoluta. Mister, oggi è il caso di dire polveri bagnate per le punte? Polveri bagnate. Era una partita complicata, difficile. Anche le loro punte non mi sembra che abbiano calciato più di tanto in porta. Hanno fatto gol, hanno fatto un eurogol con Manzo e su quello hanno costruito la loro vittoria. L'avevo detto in settimana, loro sono una squadra veramente esperta, sono maestri in questo campionato nel saper sfruttare al meglio, nel saper portare la partita dalla loro parte e anche le partite equilibrate. Oggi è stato l'esempio. Abbiamo fatto un primo tempo molto bene dove non gli abbiamo concesso praticamente niente. Poi purtroppo su una palla in uscita al 45esimo abbiamo subito questo Eurogol. Evidentemente la nostra bestia nera, perché pure all'andata sbloccarono il risultato con un gol da 30 metri. Oggi è stata la stessa cosa. Poi la sfortuna nella sfortuna è stata che il secondo tempo, come siamo rientrati in campo, purtroppo la pioggia è anche aumentata. E quindi il secondo tempo sinceramente giocare a calcio era veramente complicato. Abbiamo provato a fare quello che si poteva buttando queste palle in avanti perché non si riusciva più a manovrare, però sappiamo che non è proprio la nostra migliore qualità quella poi di giocare sui palloni aerei, ce l'hanno messa tutta. Io sinceramente dei ragazzi sono molto orgoglioso per la prova che hanno fornito. Forse ci è mancato quel pizzico di cinismo nelle situazioni che abbiamo avuto, perché vabbè, il primo tempo il portiere loro ha fatto una grande parata su Cavaliere. Poi abbiamo avuto un'altra palla importante sempre di Cavaliere di testa che l'ha impattata male, ma era da solo al centro dell'area. E anche il secondo tempo, nonostante il campo, abbiamo creato la situazione con Cassano, la situazione con Cavaliere che poteva calciare al volo, invece non ha provato a stopparla e gli è passata solo. Noi abbiamo creato le nostre situazioni. E il problema è che loro sono stati più bravi di noi nel concretizzare. Forse, ma questo non lo dico come una critica, anzi l'ho detto, io apprezzo molto questa squadra, però tra andata e ritorno forse è una delle squadre che ci ha calciato meno in porta, però ci ha fatto 4 gol. Questo fa capire il grande spessore di questa squadra. Buonasera mister, sì. Non so se si ricorda di me. Sì. Se non ci fosse in potenza in questo girone, Cavese da C. Beh sì, è seconda in classifica, quindi è evidente che se non ci fosse in potenza, però i 6 servono a poco. Potenza ha fatto fino adesso un cammino incredibile. Diciamo che io ero stato il primo a dire che probabilmente il campionato era già chiuso, però sinceramente oggi il risultato di oggi, in qualche modo, come è giusto che sia, ridà speranza alla Cavese, perché comunque si porta a 5 punti. Ora bisogna vedere come la Potenza riuscirà ad assorbire la sconfitta, però la Cavese ci sta facendo un signor campionato, ci devono credere fino alla fine, loro devono provare a vincerle tutte, poi se Potenza si farà trovare impreparato proveranno a insidiarlo, ecco. Comunque mi pare che da parte vostra sia stato fatto un altrettanto ottimo campionato, perché da dopo la sconfitta di Cava, vedevo i vostri numeri, avete vinto 9 gare, pareggiate 6 e ne avete persa una soltanto prima di quest'oggi, quindi una squadra che ha continuato a giocare secondo l'identità che ha cercato di trasmettere. Sì, noi stiamo facendo bene. Io purtroppo sono uno che a me non piace accontentarmi, io sono convinto che questa squadra poteva fare qualcosina in più. E non tanto oggi, perché oggi sinceramente, ripeto, i ragazzi sono orgogliosissimi, hanno fatto una grossissima prestazione contro una squadra forte, poi nel calcio ci sono anche gli episodi, forse oggi non ci sono stati così favorevoli. Mi dispiacere più per altre partite pareggiate che potevamo portare a casa, ci potevano permettere di avere qualche punto in più e di insidiare magari quel sogno di insegnare le squadre che stanno avanti e poter continuare a credere in quel sogno. Poteva essere Gravina. Sì, Gravina in casa vincevamo 2-0, Taranto, Picerno, ci sono state delle situazioni, ma anche a Sarno pareggiamo una partita balorda dove meritavamo sinceramente di vincere. Ci sono state delle partite dove secondo me abbiamo lasciato dei punti per strada che potevamo tranquillamente incamerare, però fa parte di un percorso, di un campionato e va bene così. Oggi abbiamo pagato qualche peso leggero in mezzo al campo, no? Questo è il secondo tempo. Sì, lo sapevamo, ripeto, noi sappiamo che abbiamo determinate caratteristiche, ce ne mancano delle altre. È normale che noi dobbiamo provare a fare gioco, dobbiamo provare a costruire, perché anche davanti non abbiamo pesi massimi.
in mezzo al campo oggi è rientrato fortunatamente Alessio, che ha fatto anche abbastanza bene. Ho preferito buttarlo subito dentro proprio perché sapevo che a lungo andare il campo sarebbe diventato molto difficile o impraticabile quasi, quindi ho preferito sfruttarlo finché il campo ha retto. Sinceramente Alessio ha fatto quello che doveva fare e il primo tempo secondo me gli hanno fischiato un fuorigioco anche molto discutibile, in cui stava andando verso la porta avversaria con due attaccanti, con i miei due attaccanti in aria. Quella situazione mi è sembrata molto dubbia, come mi è sembrata dubbia il fuorigioco su Cavaliere. Però al di là di questo è inevitabile che quando la partita poi diventa da battaglia, i ragazzi, ripeto, ci hanno messo tutto, però non è proprio il calcio che, diciamo, a noi più congeniale, ecco, diciamo così. Nonostante tutto, i ragazzi, ripeto, ci hanno messo tutto e io sono orgogliosissimo della mia squadra. Abbiamo visto uscire Palmisano zoppicante, problemi o... No, ve lo dirà lui, però no, ha preso una botta, però sapevamo che insomma dopo un rientro, dopo un mese, non poteva mantenere tutta la partita, ha fatto una buona ora e poi, ripeto, il campo a quel punto era diventato praticamente ingiocabile e quindi non riusciva più magari ad esprimere qual è la sua qualità, no? Quella di andare con palla al piede e in velocità, però a quel punto la palla non si poteva condurre più perché le pozzanghere fermavano chiunque provasse a fare conduzione di palla e quindi bisognava giocare solo sulle seconde palle, sperare in un guizzo, in una giocata, e noi ci siamo creati anche un paio di presupposti, però non siamo riusciti a concretizzare. Mister, giovedì si ritorna subito in campo italiano? Sì, giovedì si ritorna subito in campo e ora cerchiamo di recuperare le forze, le energie e prepareremo la partita come sempre, cercando di andare lì a fare una grossa prestazione contro una squadra che ha bisogno di punti. E sarà fondamentale avere grande entusiasmo e grande voglia. Al di là, ripeto, di quelli che possono essere ad oggi gli obiettivi da raggiungere, noi dobbiamo avere obiettivi domenicali di ogni partita, in questo caso va bene infrasettimanale, e dobbiamo misurarci ogni domenica, dobbiamo provare a dare il meglio di noi stessi sempre, per rispetto soprattutto ai meravigliosi tifosi, che anche oggi è una partita che poteva sembrare con un poco mordente per noi, no? A livello di classifico, a livello di obiettivo, però devo fare un plauso agli ultras che so che ci tenevano, so che hanno lavorato anche ieri e stamattina sono passato a vedere lo stadio e loro erano lì in curva a preparare coreografie, quindi è per noi motivo di vanto sapere che i nostri tifosi sono orgogliosi di questa squadra. Allora adesso sei entrato in campo, il mister ci ha rassicurato, ci ha rassicurato pure tu che Sì, vabbè, era giusto una distorsione alla caviglia, ma niente di che, anzi mi stava anche passando, poi il mister forse si è preoccupato e mi ha voluto cambiare. Un fallo al limite dell'area nel campo nostro e mi è rimasto un po' il piede a terra, però niente di che. Per te sicuramente il campo non era proprio l'ideale. Sì, sicuramente non sono i miei campi. Sì, primo tempo forse un po' meglio perché comunque stava reggendo, poi quando è iniziato a piovere ancora di più e il campo è diventato impraticabile, penso che comunque non si poteva giocare, non era una partita veramente da giocare a pallone. Cioè, fuori gioco, secondo te, l'azione in cui... Quella che mi aveva dato Mangione. Non lo so perché comunque sono partito di spalle, quindi non ho visto. Loro ho visto la linea loro che hanno cercato subito di alzarsi. Penso, mi hanno detto che comunque c'era, ma non so. Perché ho visto la difesa loro che si sono alzati subito, quindi poi non so. Ci ha dato anche altri fuorigiochi a Cavaliere che non saprei se c'erano o meno. Quindi. Ho visto un arbitro un po' sì, inglese, forse no. Sì, un po' l'inglese anche un po' a favore loro, secondo me certi falli proprio evidenti non li ha neanche fischiati, poi li lasciava correre, però va bene, l'arbitro alla fine non stiamo a pensare all'arbitro, la partita è andata come è andata, loro comunque sono una squadra, si vede che è una squadra esperta, hanno trovato anche questo gol, diciamo il gol della domenica, purtroppo è andata così. Ci dobbiamo rimboccare le maniche e andare avanti. Giovedì ci abbiamo subito la partita contro il Gragnano, cerchiamo di riscattarci giovedì. Allora, gli infortuni ormai li abbiamo lasciato alle spalle, possiamo dire. Sì, diciamo ormai dalla partita di Cava dove mi sono rotto è passato un po' di tempo.
Vorrei ringraziare i compagni, la squadra e il mister che mi hanno aiutato a passare questo periodo difficile. Per fortuna sono rientrato in campo. Hai giocato su due ruoli, prima esterno e poi sei rientrato in difensiva. Sì, anche perché già al primo tempo stavamo giocando poco a sinistra, poi per sfruttare il mister ho voluto sfruttare un po' più la corsa di Caporale, anche se ormai il secondo tempo non si giocava più e ci siamo invertiti, però mi trovo bene anche, penso. Buongiorno, un rientro dopo un infortunio, possiamo dire positivo, nonostante il risultato. Sì, ho saltato queste due partite molto importanti, contro Gravina e Taranto, per un problema muscolare volevo esserci contro la Cavese, visto che è una delle squadre più forti del campionato, e questo mi ha dato molta, molta motivazione, diciamo, volevo esserci a tutti i costi. Purtroppo c'è stato un episodio che ci ha fatto perdere la partita, però a mio parere abbiamo fatto una grandissima prestazione. È stata una bella mezz'ora, soprattutto all'inizio, prima mezz'ora molto pressing, alto, poi un po' siete calati. Sì, ma secondo me siamo calati, non voglio trovare scusanti, ma anche per colpa del campo, perché ad un certo punto è diventato molto pesante, quasi impraticabile. Però noi cerchiamo sempre di giocare palla a terra, come vuole il mister, di fare un buon gioco. C'è il rischio che all'interno della scuola voglio possiamo essere un po' sazi, insomma, soddisfatti, senza stimoli? No, no, questo assolutamente, perché il mister ogni allenamento, ogni domenica ci vuole sempre al massimo, ci tiene sempre sul pezzo e noi stiamo prendendo la mentalità del mister. Credi che insomma, si possa fare qualcosa in più o...? Noi affrontiamo ogni domenica al massimo, cercando di affrontare con la Cavese o come affrontiamo la Cavese, affrontiamo il Molfetta, ogni partita cerchiamo sempre di dare il massimo.